Ok. Ciao a tutti, diavoletti. Oggi la nostra missione è cercare di trovare dei passaggi segreti nascosti per la città. Eh sì, Anto, perché Parigi è una città molto grande. E quindi, visto che è così grande, secondo me ci sono tantissimi passaggi segreti nascosti dappertutto, anche sotto i nostri piedi. E anche proprio ora. Dici? Parigi è molto grande, quindi secondo me ci sono tantissimi passaggi segreti. Sì, è quello che ho detto. Dobbiamo cercare molto bene. E voi, diavoletti, oggi dovete aiutarci. Aprite bene gli occhi. Un passaggio segreto è proprio dietro di te. Spostati. Adesso, saltando qui sopra, si aprirà un passaggio segreto. Dici? Segreto. No. Segreto, segreto, segreto. Vinci, se salti qui sopra non succede proprio nulla. Nulla. Qui c'è un tubo misterioso. Molto misterioso. Ok, diavoletti, vediamo cosa si nasconde dentro questo tubo. Magari si nasconde una chiave? Vedete qualcosa in questo tubo, diavoletti? No, Vinci. Non c'è proprio nulla in questo tubo. No, non c'è una chiave, non c'è un pulsante, non c'è nulla. Ma non possiamo perdere le speranze proprio ora, perché Parigi è tanto grande e quindi ha tantissimi passaggi segreti, di sicuro. Vinci, guarda. Qui perché c'è un punto esclamativo? Non lo so, forse spostando questo coso riusciremo ad aprire un passaggio segreto? Sì, vediamo. No, Vinci, non succede nulla se spostiamo questo coso. Proprio nulla? No, non si apre nessuna botola. Ma perché? Vinci, dietro di te. Dietro di me? Sì, dietro di te c'è qualcosa. Quello? Sì, quello, Vinci. Vediamo. Di sicuro dobbiamo controllare questo oggetto. Okay. Sono assolutamente d'accordo. Vinci, secondo me qui sotto si nasconde un sottopassaggio. Oh, sì, che emozione. No, Vinci. Nulla. Non c'è proprio nulla qui. No, niente, soltanto la terra. Non c'è nulla, nessun passaggio segreto. Ok, rimettiamo tutto a posto. È così grande, di sicuro ci saranno tantissimi passaggi segreti. Vinci, è molto difficile trovare un passaggio segreto. Anche se noi ci siamo messi in testa di trovarne uno, è molto impossibile. No, Anto, i passaggi segreti sono dappertutto, anche solamente saltando. Ok, no, non proprio così, ma anche semplicemente saltando potrebbe sbucar fuori un passaggio segreto. Tantissimi passaggi segreti e ci divertiremo un mondo. Diavoletti, venite con noi. Secondo me si nascondono migliaia di passaggi segreti qui. Ok, Vinci. Quindi secondo te dobbiamo provare a saltare? Sì, non soltanto dobbiamo provare a saltare, ma anche a spostare un semplice paletto per strada. No, Vinci. Se sposti questo coso non succede nulla. Niente. Non si apre nessuna porta. Oh, no. Dai, Anto, fatti venire un'idea. Vinci? Seguimi, seguimi, perché ho visto un posto molto strano. Vinci, siamo in una lavanderia, guarda. Qui ci sono tantissime lavatrici. E quindi? Vinci, può essere che in queste lavatrici si nasconde un passaggio segreto. Un passaggio segreto in una lavatrice? Wow, non l'ho mai sentito. Vinci, vedi se c'è qualcosa di strano qui? No, vedo solamente detersivo, quindi chiudi, grazie. Diavoletti? Io non vedo niente di strano. Cosa vedi di strano in una lavatrice? Vinci, forse aprendo questo si apre una porta? No, solo detersivo. Non capisco, perché sei venuto qui? Qui dentro c'è un passaggio segreto? No, e non ci sono neanche vestiti, quindi chiudi. Ok. Secondo me in queste lavatrici c'è un passaggio segreto. Un passaggio segreto in una lavatrice? Ma tu dici che dobbiamo metterci qui dentro? No! C'è un passaggio segreto nascosto in queste lavatrici. Ma dove? Non vedo nessun passaggio segreto. Forse spostando quella sedia. Vinci, non si sposta questa sedia. E allora? Ma qui ci sono dei codici. Magari si apre una passaporta se mettiamo un codice. Tu dici? Secondo me il codice 1, 2, 3, 4. No. No, nessun passaggio segreto. Ok, andiamo via. No, Vinci, non andiamo via. No. Guarda, mi è venuta un'idea. Sputerrospo? Allora, diavoletti, forse cliccando qui e poi qui. Cosa, Vinci? Cosa? Tanto, cosa hai fatto? Vinci, ho trovato un passaggio segreto. Cosa sono quelle facce? Non lo so, Vinci. Sembra? Io,
ho cliccato questo pulsante, poi sto attirando la lavatrice. Sembra proprio un bar, un passaggio segreto. Entriamo, Vinci, entriamo. Sei sicuro? Sì, vieni, andiamo a vedere che cos'è. Che cos'è? Dove ci porta questa lavatrice? Non lo so. Ok, quindi questa lavatrice cosa ha fatto, scusami? Vinci, non lo so dove siamo, dobbiamo continuare ad andare avanti. Sì, proprio sicuro, anche se questo fosse un posto segreto, ma spaventoso. Tutte le persone stanno entrando. Ok, quindi siamo entrati qui dentro, ma se fosse un posto spaventoso. Vinci, guarda quella faccia. Okay. Vinci, continuiamo ad andare avanti. Scopriamo dove siamo entrati. Ok, va bene. Va bene. Vinci, saliamo queste scale. Saliamo queste scale. Non vedo un granché, ma queste scale le sento. Ma dove siamo? Vinci? Siamo proprio entrati in un bar. Ok, sediamoci. Sì, Vinci, siamo entrati in un passaggio segreto. Siamo proprio in un bar, quindi adesso dobbiamo prendere qualcosa da bere. Oh, sì, certo. Siediti, è divertente. Sì, c'è un'altalena in questo passaggio segreto. Wow, Anton, non me l'aspettavo. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Diavole, a Parigi ci sono tantissimi passaggi segreti. Questo è solo il primo che abbiamo trovato. Non ci credo ancora. Stiamo bevendo i nostri cocktail in una lavatrice. Molto strano. Noi adesso ci troviamo proprio in una lavatrice e stiamo bevendo un succo di frutta e un succo di frutta all'ananas. È divertente. E guardate, diavoletti, siamo su un'altalena. Vinci, questo passaggio segreto l'ho trovato io. Vinci, ho finito. Di già? Sì, andiamo a cercare altri passaggi segreti, dai. Ma a me è ancora pieno. Ok, mi sbrigo. Sbrigati, dobbiamo cercare altri passaggi segreti. Ok, stiamo uscendo da questa lavatrice. Vinci, guarda queste facce. Oh, davvero paurose. Ciao. Ciao. Ok, ma sono molto belle, ma sono un po' spaventose, quindi non guardiamole. Vinci, siamo pronti ad uscire dalla lavatrice? Non ci posso ancora credere, è stato un sogno. Vinci, ok, siamo pronti ad uscire dalla lavatrice. Ciao unghie, perché vi illuminate? Che paura. Ok, uno. Vinci. Ok. Vieni, vieni. Oh, non ci posso credere. Siamo usciti proprio da una lavatrice? Sì. Ok, Vinci. Andiamo a cercare altri passaggi segreti? Sì. Cosa? Un passaggio segreto nascosto nella lavatrice? Oh, andiamo a cercarne altri? Non ci posso credere. Un passaggio segreto bellissimo. Aspetta, forse ho trovato un altro passaggio segreto. Sul serio? Sì. Forse ne ho trovato proprio un altro. Sputa e raspa? Aprite bene gli occhi, diavoletti, perché qui ce ne sono tantissimi. Tantissimissimi. Ok. Forse alzando questa foglia si apre un passaggio segreto? No, non succede. Troppo nulla. Banale. Forse saltando qui sopra? Che ne dite? Appena salto qui sopra si apre una caverna? No, no, non è successo nulla. Forse questa ventola potrebbe aiutarci ad aprire un passaggio segreto? Forse se clicchiamo questa ventola succede qualcosa. No, non è successo nulla. Non si è aperto proprio nulla, nessuna porta, nessuna botola. Siamo l'impossibile. Vinci? Forse se mi siedo su quel tronco si apre una botola. Abbiamo pensato la stessa cosa. Ok, diavoletti, adesso mi siedo proprio su questo tronco e si aprirà un passaggio segreto veramente bellissimo. Ok. Si è aperto qualcosa? Il terreno si sta muovendo? No, non sta succedendo assolutamente nulla. Alzati da qui. Quindi non succede nulla se ti siedi su questo tronco? Vinci, forse mi è venuta un'idea. Un po' folle, ma è un'idea. Folle o no, basta che si apri un passaggio segreto. Vinci, non è che cliccando quello, il semaforo, si apre un passaggio segreto? Ok, è un po' troppo folle, ma provaci. No, l'ho cliccato, ma non è successo nulla. Non è successo proprio nulla. Oh no, è veramente troppo folle. Ho molta fame, diavoletti, quindi entriamo in questo supermercato. Ho tantissima fame, non posso continuare a cercare a stomaco vuoto. Ok, diavoletti, siamo entrati in questo supermercato. Ah, sì, una bottiglina d'acqua è quello che mi Vinci, serve. Aspetta, non prendere nulla. Perché no? Noto qualcosa di strano qui dentro. Guarda, non c'è nessun commesso. Tanto c'è tantissimo cibo qui. Cosa c'è di strano? È un supermercato, no? Sì, Vinci, ma non c'è anima viva, guarda. E quindi? Come facciamo a pagare se non c'è nessuna persona? Non lo so, forse è tutto gratis. Oh, Vinci, dai, perché pensi questo? E scusami. Ok, diavoletti, forse qui dentro c'è un passaggio segreto, quindi muoviamo un po' di cose. Forse alzando qui, oppure questo. No, non c'è nulla. Forse spostando questo?
No, no, Vinci? Non succede nulla? Forse spostando questa lattina? No. Nulla? Oh, diavoletti, questo passaggio segreto io non lo trovo. Secondo me ti stai solo immaginando cose che non esistono, Anto. Questo è semplicemente un supermercato, non è un passaggio segreto. Vinci, in questo supermercato potrebbe essere nascosto un passaggio segreto. Invece secondo me no, ti stai solo impressionando. Dai, prendiamo da mangiare e andiamo via. Vinci, non c'è nessun commesso qui. È inutile, usciamo da questo supermercato. Non possiamo comprare nulla se non c'è nessuno. È tutto gratis, prendiamo Vinci, qualcosa e Vinci, andiamo via. Vinci, aspetta. Se non c'è nessun commesso non possiamo comprare nulla, quindi usciamo. Ok, controlliamo meglio. Dietro questi cereali? No, nessuna porta. Vinci, sotto questa marmellata? Tanto? Che c'è, Vinci? Dimmi. Non lo so, questi hanno una disposizione molto strana. Forse, secondo me, dobbiamo muoverli? È sospetto. Ok, Vinci, spostati. Oh. Grazie mille dell'idea. Ok. Non si muove? Cosa? Vinci? Vinci? Cosa ho fatto? Non lo so, Vinci. Si è aperto un passaggio segreto? Un passaggio segreto? Sì. Ok. Abbiamo spostato questo pacco così? E si è aperta questa porta. Vinci, si sta chiudendo da sola? La porta si è chiusa da sola? Perché adesso siamo fra quattro mura, come possiamo uscire da qui? Non lo so, siamo rimasti soccorsi? Bloccati. Siamo rimasti bloccati qui dentro? Dobbiamo chiamare i soccorsi. Aspetta, non c'è aspetta, aspetta, aspetta. Ok, qui c'è una porta. Cosa? Dove siamo, Vinci? Guardate, siamo proprio in un bar. Ok. Non ci posso credere. Siamo seduti in un bar? Proprio spostando una scatola? Eh sì, una scatola di cibo. Ok. Molto strano. Da un supermercato ci siamo trovati in un bar. Sì, era proprio un passaggio segreto, te l'avevo detto. Ok. Quindi, diavoletti, per ora abbiamo trovato due passaggi segreti. Eh sì, proprio due bellissimi. Ok, ce ne saranno altri secondo te, Vinci? Voglio trovare tutti i passaggi segreti della città. Ok, diavoletti, guardate, ci hanno portato da mangiare un po' di pane. E questo è l'hummus. Perché abbiamo spostato una scatola. Che buono, Vinci. Siamo finiti in un bar. Non ci posso ancora credere. È stata la fame? Ok, diavoletti, usciamo. Andiamo a cercare altri passaggi segreti. Ok. Adesso dobbiamo aprire questa porta. E siamo nel supermercato. Questo era proprio un passaggio segreto. Eh sì, si deve proprio tirare questa scatola. E poi si entra in un bar. Molto strano. Vinci? Ok, mi sono scioccato, veramente. Anch'io? Sono scioccato. Dobbiamo cercare altri passaggi segreti, perché secondo me ce ne sono tantissimi. Tantissimi altri. Quello potrebbe essere un pulsante. Potrebbe essere un passaggio segreto? Ok, clicchiamo questo pulsante. No, nessuna porta si è aperta. Ok, Vinci, continuiamo a camminare. Magari troviamo qualcosa di strano. Esatto. Sicuramente troveremo un altro passaggio segreto bellissimo, non credi? Sì, troveremo altri passaggi segreti. Ora è l'ora della cena. Ok, diavoletti, adesso dobbiamo cenare, dobbiamo mangiare qualcosa perché siamo veramente affamati. Ma io ho sentito che in questo ristorante, proprio in questo ristorante dove stiamo mangiando, Sputa e raspa? C'è un passaggio segreto, sai? Sì, proprio in questo ristorante. Sul serio? Sì, secondo me dobbiamo chiedere al cameriere. Dov'è il cameriere, diavoletti? Eccolo. Ehi, ciao, dovete prima mangiare e poi vi diciamo dov'è il passaggio segreto. Dovete prima mangiare e poi vi diciamo dov'è il passaggio segreto. Cosa? Allora qui c'è un passaggio segreto? Sì, Vinci, ma dobbiamo prima mangiare. Poi il cameriere ci dirà dov'è il passaggio segreto. Ok, fantastico. Poi scopriremo dove si trova il passaggio segreto. Ok, diavoletti, abbiamo preso le nostre forchette e siamo pronti per mangiare. E dopo aver mangiato, diavoletti, il cameriere ci dirà dove si trova il passaggio segreto. Eh sì, perché in questo ristorante, proprio in questo ristorante, c'è un passaggio segreto. Ma nessuno lo vede. Lo deve dire il cameriere dove si trova. Sì, si deve prima mangiare. Esatto. Guarda, l'acqua ci è arrivata da questo pesce. Wow. È proprio un pesce. Stiamo proprio mangiando. Guardate, questa è la burrata. E voi avete mai mangiato la burrata? Che buona. Ora io mangerò la mia pasta, tu la tua pizza. E poi potremo entrare nel passaggio segreto che si trova in questo ristorante. Mangia, mangia, così il cameriere ci dice dove sta il passaggio segreto. Subito. Oh, che buoni. Ok, diavoletti, dobbiamo muoverci a mangiare. Così appena finiremo, il cameriere ci dirà dove sta il passaggio segreto. Muoviti, Vinci, a mangiare la pizza.
Ma tu mangi la pizza con forchetta e coltello? E quindi? Mangiala con le mani! Ok, diavoletti, io ho finito la mia pasta. E quando Vinci finirà la sua pizza? Il cameriere ci dirà dove si trova il passaggio segreto in questo ristorante. Oh, che ansia! E voi non avete ansia? Muoviti a mangiare la pizza, che voglio sapere dove si trova il passaggio segreto. Muoviti a mangiare! Ok, abbiamo finito di mangiare. Eh sì, adesso ci diranno dove si trova il passaggio segreto. Ve lo dirò, è vicino al bagno, però non vi dirò altro. Ok, vicino al bagno, Vinci, okay, ricordatelo. Quindi dobbiamo andare in bagno? Sì, e nel bagno del ristorante c'è un passaggio segreto. È spaventoso, non credi? Sì, è molto spaventoso, ma sì, dobbiamo cercarlo. Ok, dobbiamo cercarlo, quindi alziamoci da qui, che sono veramente pieno. Diavoletti, l'indizio è andare in bagno, ok? Quindi il bagno è da questa parte, ne sei proprio sicuro? Sì, il bagno è proprio sotto, quindi dobbiamo scendere le scale. Ma tutti questi quadri? È un po' spaventosa, non credi? Sono veramente strani. Eh sì, okay. E ce ne sono tantissimi. Continuiamo a scendere le scale, il bagno si trova da quella parte. Ma sei sicuro? Sì, sì, e troveremo il passaggio segreto. Aprite bene gli occhi, diavoletti, perché qui si nasconde un passaggio segreto. Wow! Questo è il bagno? Sì, Vinci, questo è il bagno. E quindi dov'è il passaggio segreto? Forse dobbiamo cliccare qui? Vinci? No, con questo si asciuga le mani. E dov'è questo passaggio segreto? Forse dobbiamo aprire la fontana? Sì, forse si deve aprire la fontana. C'è una porta qui sotto, vedi? No, soltanto un cestino della spazzatura. Quindi chiudiamo la fontana. Ok. Vinci, non c'è proprio nulla in questo bagno. Forse dobbiamo cliccare qui? Clicchiamo. No, nulla. Niente. Ok, andiamo, dai. Vinci, dai! E non c'è nessun passaggio segreto? Forse qui dentro? No, Vinci, non c'è nulla qui dentro. No. Solo oggetti. Ok, andiamo via da qui, non credi? No. Vinci? Ma questo è un frigorifero? No. Qui in francese c'è scritto meglio tenere chiusa questa porta. Non possiamo entrare. Questa è una porta che si deve tenere chiusa. Cosa? Hai ragione. Qui c'è scritto proprio meglio tenere chiusa questa porta. Andiamo via. Ma... Vinci, ti ricordi la nostra missione? La nostra missione è trovare i passaggi segreti. Quindi secondo me dobbiamo entrare in questa cella frigorifera. No. Qui non ce n'è uno, non c'è un passaggio segreto. Invece c'è, Vinci. Ma entra. Lì c'è scritto meglio tenerla. Non vedere quell'avviso, non vedere quell'avviso. Ok, se proprio insisti. Anche se qui c'è scritto meglio tenere chiusa questa porta, noi entreremo. Oh, wow, sei così determinato. Oh, questa porta è proprio fredda. Potrebbe essere pericoloso entrare qui, quindi allontanati, andiamo a casa, grazie. No, Vinci, la nostra missione è trovare i passaggi segreti. Sì, ma già ne abbiamo trovati due bellissimi. Non ti tirare indietro. Cosa? Vinci, fa molto freddo qui dentro. Brrr. Vinci, che, ma dove freddo siamo entrati? Cosa? Ah? Quello che cos'è? Non lo so, ma c'era scritto proprio meglio tenere chiusa questa porta. Eh sì, c'era scritto meglio tenere chiusa quella porta. Quindi? Sì, siamo proprio entrati in un bar, vieni a vedere. Wow, guarda qui. Siamo entrati in un bar. Ok. Non ci posso credere ai miei occhi. Non ci posso sognando ancora. No, non è un sogno, okay. Adesso ti do un pizzico. Vinci, mi hai fatto male, non è un sogno. Diavoletti, abbiamo proprio trovato un bar in un ristorante. E siamo entrati in una cella frigorifera. Molto strano. Eh sì, abbiamo trovato tre passaggi segreti. Che bel posto che abbiamo scoperto. Wow, questo posto è strapieno di vasi bellissimi. Abbiamo proprio trovato un posto nascosto. Guardate, sembra una sfera magica. Ok, abbiamo ricevuto il nostro drink. Eh sì, diavoletti, stiamo veramente bevendo tantissimi succhi di frutta. Sì. Vinci, ti piace? Vieni, Vinci. Che ne dici? Andiamo a cercare altri passaggi segreti? Cosa? Ma tu sei impazzito, tantissimo sonno, è tardissimo. Hai ragione, dobbiamo dormire, è notte. È proprio notte, Anto. Se ne parlerà domani, ok? Ok, ma a me è piaciuto molto cercare i passaggi segreti insieme a te. Anche a me, ma adesso l'unico passaggio segreto che voglio cercare è il letto, quindi andiamo subito a casa. Buonanotte, diavoletti, vieni. Diavoletti, voglio chiedervi una cosa.
Qual è stato il passaggio segreto che vi ha scioccato di più? Commentate qui sotto. La lavatrice, il supermercato o il ristorante? Qual è stato il passaggio segreto che vi ha scioccato di più? Scrivetelo sotto nei commenti.